Grazie ad Acer per aver sponsorizzato l'E3 2017 di Joypad. Andate sul sito nella descrizione per saperne di più. Joypad! Ciao gente e benvenuti a questa anteprima specialissima della campagna di Destiny 2, giocato su PC a 60 frame al secondo e in 4K. In pratica, durante lo scorso E3 svoltosi la settimana scorsa a Los Angeles, ho avuto la possibilità di giocare in anteprima la campagna di Destiny 2 grazie a Nvidia. Purtroppo non sarà un video di gameplay in senso tradizionale perché il gioco non ce l'ho qui, ma ho la registrazione della mia partita su questa che vedete che è una chiavetta USB 3 a forma di GeForce GTX 1080 Founders Edition che si trovava anche in questa scatoletta. Gameplay registrato, come dicevo, grazie al tool di Nvidia in 4K 60 frame per farvi vedere com'è la qualità massima di Destiny 2. Senza ulteriori indugi, lanciamo la partita. Ok, ci siamo. Qui stavo aspettando che mi spiegassero cosa fare, bastava schiacciare il tasto bianco. Qui, ecco, niente, non avevo ancora capito, nessuno che mi spiega niente. In realtà il director, eccolo qua, il bottone bianco che non sembra un bottone come mi è stato definito dalla persona di Bungie, ma ecco, video introduttivo. Cade, grandissimo. Questo video, tra l'altro, l'avete sicuramente già visto perché fa parte in pratica del trailer Ora, se mi d'annuncio. dici che questo è un pratico joke, well, it kills me to say it, but I would be really impressed. Impressing you, Cade, is the easiest thing I'll do all day. Let's get serious, people. Zavala, this is my serious face. Can't you tell? Ikora, what have you got? Someone or something has sabotaged the skyline defense systems. And comms have been spotty for the last few hours. Every sensor beyond the Qualcosa sta wall is andando gunned down. decisamente molto storto. Tutti i satelliti sono Maybe it's just down. the E storm. sti cazzi, non è Maybe solo it's. la tempesta. What are the set feeds telling us? Nothing. Well, that's good, right? No. Uno potrebbe pensare I che mean, they're not anni di there. battaglia li hanno There are preparati, no ma no. satellites. And that's not good. Battle stations! Bisogna dire che la campagna comincia in modo veramente, comincia veramente ganassa, esplosioni. Ed è un crescendo, è un crescendo continuo. Certo, mi ero un po' abituato ad andare qua ad accettare missioni, ma mi sa che non sarà più il caso in Destiny 2. Aio. Ed eccoli. Maledetti. Non so, i cattivi di Destiny 2, principalmente da quello che sembra, sono comunque dei cabal. Della Legione Rossa, se non ricordo male, si chiama così. Insomma, loro hanno qualcosa a che vedere col viaggiatore. Infatti questa gigantesca macchina si avvicina al viaggiatore, noi effettivamente non sappiamo esattamente perché, cosa vogliono fare, ma basta video finalmente, adesso è ora di giocare. Pausa ad effetto, caricamento, probabilmente i caricamenti saranno più corti, comunque è una versione molto, molto acerba, un sacco di loot che viene assegnato per questa demo, ovviamente non sarà il caso della campagna, una volta che sarà uscita, non ci saranno 800 armi e corazze, eccetera, solo per fare il personaggio un po' figo. Tra l'altro, giocherò molto felicemente con uno stregone, che è poi la mia classe preferita. Ed eccoci qua, giocando su PC, mouse e tastiera. Io che ho giocato svariate migliaia di milioni di ore su questo gioco con il gamepad di Xbox One. Bellissima.
La grafica secondo me è molto bella qua, rispetto specialmente alle versioni console. Comunque dicevo, avendo giocato parecchie ore con un gamepad, all'inizio sono rimasto molto stranito dalla velocità di gioco che, come vedrete, non è equiparabile alla versione console. Tra l'altro non avevo ancora guardato tutti i tasti, quindi i key bindings mi fermerò a guardarli presto. Comunque frenetico come pochi, appunto. Sostanzialmente qua dobbiamo difendere la torre, quella è l'entrata della torre sopra, che spesso è chiusa tranne durante gli eventi, da tre assalti, cioè ondate in pratica. Notare comunque anche gli effetti speciali come l'acqua sul... non solo sullo schermo ma anche a terra. Quello lì dietro dovrebbe essere... cosa per lì, non l'ho visto. La veramente super frenetico, molto più del solito. Qua avevo appena scoperto come si dà il colpo di rispetto, diciamo, corpo a corpo, che se non sbaglio era con E, tasto E per colpire, R per ricaricare, F se non sbaglio è la super rotellina del mouse per cambiare le armi, o anche 1, 2, 3, infatti adesso la proverò. Adesso non avrebbe senso, se non sbaglio aspetto che arrivi la prossima ondata e veloce occhiata sul foglietto, sul bigino per sapere dov'era. Eccola, questa è una delle nuove super. Qua mi avvicino corpo a corpo, ma in realtà i proiettili vengono lanciati a distanza e qua muoio stupidamente. Sprecando la super. Non è male il modo in cui i nemici arrivano sul campo in queste sfere, è molto più dinamico rispetto a una navetta che li semplicemente li lascia cadere. Non che questo sia migliore o peggiore di Destiny 1, è semplicemente diverso e un po' più veloce. Ovviamente come arma terziaria mi sono scelto un cecchino perché sono un grande fan delle armi a distanza. Ci sono ovviamente tutte le classi a cui siamo abituati. Ah, è Zavala. Ok, qua nuovo obiettivo. Dobbiamo cercare il come cavolo si chiama in italiano, lo speaker. Giuro che non mi ricordo. Il messaggero? No. Vabbè, il tizio, quello che fa il portavoce del viaggiatore. Questo è un corridoio che conosciamo bene, anche se è più bello da vedere e leggermente più incasinato. Granata inutile perché è arrivata Ikora a fare il culaccio a tutti. Molto bello vedere anche in background che c'è comunque dell'animazione. Ci sono navi che si muovono, ci sono combattimenti, ci sono esplosioni. E qua finalmente... ah no, qualche legionario rompipalle. Botte. E finalmente questa porta si apre, una porta che non si è mai aperta in Destiny 1. Ovviamente scopriremo cosa c'è dietro. Ma c'è una specie di mercato, di zona non solo dedicata ai guardiani, ma sembrerebbe anche alla popolazione. Il cambio comunque di caricatore in quest'arma è veramente molto rapido. E fanno anche abbastanza maluccio comunque i legionari, nonostante tutto. Amanda's inbound. She'll drop you on the command ship. Comunque qua faccio ancora un po' fatica a distreggiarmi coi comandi, si vede. Diciamo che
Non che il gioco sia complicato in sé, ma tre anni di abitudine sono duri da cancellare, perché comunque il gameplay, come vedete, è molto molto simile. Adesso direi che, esatto, super carica, botte inutili. E video di intramezzo che ci fa capire come Bungie stia cercando di rendere più dinamica la campagna rispetto al passato, con semplicemente un sacco di bla 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 dello spettro. E andiamo all'arrembaggio, diciamo. Questi video, sinceramente, difficile dire, ma non mi sembrano in 4K, ma semplicemente in 1080p. Un po' peccato per la versione PC, mancano un po' di definizione, non che sono belli, ma mancano di definizione. Spero che la versione PC definitiva abbia anche i video encodati in 4K. Molto più cinematografico, trovo, rispetto a Destiny 1. E seconda parte di demo che sta per iniziare. Anche questa già vista al reveal, ma mai giocata da me fino a questo punto. Siamo a bordo di quella che sembrerebbe essere la nave madre. Stanno facendo qualcosa al viaggiatore questi cabal. Queste sono le sfere che contengono la fanteria di legionari, che vengono poi lanciate sull'ultima città. Qui stavo guardando i key bindings ancora una volta, se non ricordo male. Infatti, e sbaglio lanciando una granata a caso. Stiamo cercando il generatore di scudi di questa nave. Nonostante tutto, la difficoltà non mi è parsa estrema. I cabal, comunque, se non ci colpiscono con un corpo a corpo, vanno giù in modo piuttosto easy. Anche questo mini boss di metà livello andrà giù abbastanza facile. D'altra parte, lo scopo di una versione dimostrativa come questa non è quella di porre una vera sfida al giocatore, quanto più dimostrare quanto più possibile di gameplay e quanto più possibile di livelli in 15 minuti scarsi. E sicuramente Bungie non voleva vederci morire mille volte inutilmente, magari facendo un terzo o una metà del livello invece di arrivare in fondo. Tornano gli psionici, anche qua sempre a rompere i maroni, effetti nuovi per i loro poteri che sembrano più, fanno più 2017 che non 2012 scarso, va. Notiamo comunque nel livello i cannoni dell'astronave che continuano ad attaccare. Non so esattamente se target a terra o in aria, comunque è poco importante. Qui mi sono perso il boss, non lo trovavo più perché il tizio è andato là davanti, si è intravisto per un secondo, ma sul momento non lo vedevo. E ero ancora frastornato da tutto quanto, diciamo. Ma dovrei trovarlo presto, perché finalmente ho visto i colpi arrivare. Eccolo, infatti. E qua avevo anche capito come funziona la supercarica. Questi colpi a distanza devastanti, che fanno un male porco. Ma se non ricordo male,
tutto felice per aver ucciso il boss, mi sono dimenticato di questi due antipatici. Meglio che non dico cosa. Mi hanno fatto fare una figuraccia pessima da nabbaccio. Ma la vendetta arriva presto. E tanti saluti. Questa comunque è una nuova tipologia di nemico, perché hanno una specie di spada, di spadone tra le mani. E dobbiamo scendere in basso. Se non ricordo male, io qua mi stavo guardando indietro e uno degli sviluppatori di Bungie mi ha detto: devi buttarti giù. E infatti mi butto. The shield generator should be straight ahead. Ed ecco che siamo in zona generatore di scudi, ma la demo si interrompe con il video che abbiamo già visto nella presentazione, come ho già detto più volte. E questo è il nuovo nemico. Ancora abbastanza misterioso, ovviamente non vogliamo spoilerare troppo. E il nostro viaggio finisce qua, secondo lui. Bam! Si conclude così la demo di Destiny 2. Giocata, ricordo, su PC 4K 60 frame, su una 1080 Ti, perché ovviamente essendo stato nello stand di questi bei ragazzoni qua, non poteva essere altrimenti. Io sono rimasto molto piacevolmente colpito da Destiny 2, non solo perché sono comunque un fan di lunga data del gioco, ma anche perché sia graficamente che di gameplay mi sembra che siamo su ottimi livelli. Bene, la nostra anteprima si conclude qui, da Dave è tutto e alla prossima, ciao! Joypad.